Settimana mondiale del glaucoma, una malattia sintomatica che provoca danni al nervo ottico e porta alla cecità. L'ASL di Teramo è l'unica in Abruzzo ad aver aderito all'evento con un camper in Piazza Martiri per visite gratuite e preventive. Antonello Troiano, direttore del reparto di oculistica del Mazzini di Teramo, è certo che in questi due giorni si arriverà a controllare la pressione oculare ad almeno 300 cittadini teramani. Il glaucoma è una malattia subdola perché è asintomatica nelle fasi iniziali, quindi il paziente potrebbe avere questa patologia e non accorgersi di nulla. Oggi cosa fate qui in piazza? Oggi qui in piazza, in occasione della settimana mondiale per la prevenzione del glaucoma, su indicazione dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che nella sezione Abruzzo ci ha messo a disposizione l'unità mobile che vedete alle mie spalle, e con la preziosa collaborazione dell'Unione Italiana Ciechi stiamo organizzando due giornate di prevenzione, offrendo alla popolazione la possibilità di misurare gratuitamente la pressione oculare, che è il parametro principale di questa patologia. Davvero subdolo questo glaucoma. Si stima che una persona su due non sappia di averlo ed è una delle cause più frequenti di cecità e ipovisione. Sono 25 milioni le persone che nel mondo hanno perso la vista a causa del glaucoma. L'iniziativa di Teramo è sostenuta anche dall'Unione Italiana Ciechi, che in piazza affianca lo staff medico nella sensibilizzazione alla prevenzione. Vito, che messaggio vuoi dare oggi in questa giornata? Il messaggio che voglio dare a tutta la cittadinanza terramana di prevenzione. Cioè, diamo la possibilità a tutti di fare questa visita alla pressione dell'occhio a tutta la nostra cittadina terramana, che la prevenzione secondo me è una cosa importante. La vostra associazione come aiuta gli ipovedenti? Con i nostri servizi, abbiamo i progetti, l'aiutiamo con le scuole, l'aiutiamo col quotidiano e tutto quanto. Cerchiamo di stare con loro a 360 gradi. Quante persone sono iscritte alla vostra associazione? Circa 350 tesserati.